Questa sera, oltretutto, in questa trasmissione ci sono tre esordi e vi diciamo perché. Allora, il primo, chiaramente per dovere di cronaca, siccome è una donna, quindi come faccio sempre io, chiaramente siamo della Juve, siamo persone di classe, quindi le donne hanno la priorità assoluta, Stefania Camilla Caretto, che io vado a presentare. Buonasera Camilla, ciao Stefania Camilla, ti chiamo con tutti e due i nomi, sì? Stefania, va bene, come vuoi. Ok, perfetto, allora lei sarà con noi per molto tempo fino alla fine, poi magari quando potrà chiaramente ci omaggerà con la sua presenza al PC. Allora io subito ti provo, allora dacci immediatamente le coordinate, numeri di telefono, mail, gli indirizzi, quelli che servono chiaramente ai nostri amici per entrare a dialogare con noi. Prego. Allora, potete intervenire via email all'indirizzo forzajuve@rete7.it oppure potete telefonare al numero 011 205 43 25 oppure via sms al numero 348 80 40 254. Ecco, questa volta non ti rimando a settembre, sei andato bene, bene. Dalla regia, giusto il tempo per leggere qualche mail, prego. Camilla Stefania. Stefania Camilla, va bene lo stesso. Allora, innanzitutto sono arrivati i saluti dal direttore di Juve News Radio, che è Michael Laferlita, che ciao è nostro Michael. Amico, no? Ciao Michael, sì. E poi un simpatico tifoso che si chiama Doriano Benigni, dice di essere super tifoso della Juventus e dice di essere molto famoso per i suoi tatuaggi inerenti alla Juventus, quindi tatuaggi siamo. E dice che vorrebbe che venissero presi dei provvedimenti contro gli pseudogiornalisti del processo di Biscardi. Sì, infatti non... mi puoi dire, Stefania Camilla Caretto, e mi puoi dire, è strano perché io non ricordo mai i nomi, questo è un miracolo. Allora senti, mi dovresti intanto leggere qualcosa, c'è un amico di Falconara Marittima, quello che ha scritto prima, che si è fatto, tu mi hai fatto vedere una cosa, che è rimasto impressionato. Ha una filza di tatuaggi. Eccoli qui, allora l'amico, se adesso ci sta seguendo, noi lo stiamo praticamente svestendo totalmente, quindi devo dire che è una persona... Sinceramente, ma chi è l'avvocato quello? Sì, era l'avvocato prima, sì. Una cosa incredibile, ragazzi, una cosa pazzesca. Andiamo giù, vediamo che succede. Usa la pelle come una tela, no? Da riempire. Eccolo qua, questo rumore che sentite, la Stefania che sta cliccando sul topo, sul mouse. Ok, andiamo. Allora, complimenti a questo ragazzo perché dobbiamo dire ha veramente la Juve cucita nella pelle. È il caso di dirlo, ha la Juve nella pelle. Ecco, 29 scudetti perché quelli sono quelli che abbiamo vinto sul campo. Camilla, c'è qualcosa? Sì, c'è un'email di Luigi Fusco che ci chiede quando si chiude per Guarin. Ok, poi risponderà, memorizza Franco, certo. Risponderà Franco, questa sera la responsabilità di quella cosa che a me piace tanto, che è il calciomercato, per carità borro, io sono andato al calciomercato. Che mi lasci tranquilla, mi scappa. Questa Urbina non se ne può più, ragazzi, adesso è ora di finirla. Quello che hanno costruito nei confronti di Vidal tutta la settimana, basta, cioè andiamo per vie legali, non se ne può più, cioè Taormina la deve smettere, lui... Cagliari, però non si è preso in considerazione il rigore su Matri, che secondo me c'era. Certo. E se ne è parlato... ...sotto la lente di ingrandimento della società e credo che dopo le affermazioni dell'avvocato Taormina di lunedì, secondo me possano esserci comunque delle possibilità. Bene, allora torniamo in diretta, Stefania, sì, allora, qualche mail? Sono arrivate un po' di email, per esempio un nostro amico Gigi89 ci dice una cosa, che è scandaloso che Matri sia stato multato di 2.000 euro per simulazione, quando in realtà a noi è sembrato un rigore quello, sinceramente, esatto. Poi è arrivata un'email carina di Zio Dado. E dice, adesso la apro così vedete l'immagine. Lo zio Dado è Davide Vecchio, che è questo pseudonimo. Zio Davide. Sono Davide, ringrazia, siete i migliori del mondo, dice. Grazie. E mia madre Agnese vi ringrazia. E poi guarda, Marco, questo è per te. Io sono interista. Io lo ammazzo questo. Io lo ammazzo questo. No, ma guarda sotto, soprattutto io no. Davide, scherzo. Perché avete levato? Io sono interista, che c'era qualcos'altro che non abbiamo visto? No, no. Ma che c'era scritto? No, io no. Era un... Meno male. Io no. Vabbè.
momento sentito. Però... C'è Camilla che ci deve dire una cosa, veloce, dobbiamo correre. Vai. Tantissime mail di protesta contro Biscardi e il suo programma. Quindi c'è un nostro amico che si chiama Gianluca che dice che la società Juventus deve assolutamente tutelare la sua immagine. Sicuro. A livello legale, perché non è possibile andare avanti così. Sì, lo stanno facendo. È specifico. Molti tifosi ci hanno mandato delle mail e hanno detto: ma perché trattano in quel modo Bruno Bernardi? Tu capisci che quello lo dicono perché ti vogliono bene, perché ti vogliono bene. Certo. Questo è ovvio. E questo Taormina. E dopodiché ne riparliamo. Sì, perché no, oltretutto. Silenzio, parlate di favore, in senso cattivo, in senso, come dire. Fagna, Camillo, Caretto. Ho detto bene. Ok, vai. Allora, è arrivata un'email di Salvatore Giglio. Vai, Salvatore, e dice la nuova moda del calcio italiano, la caccia alle streghe. Qua racconta, ci fa vedere una foto sua, fatta da lui, del 21 novembre 82, Juventus-Torino, quindi un derby. Fatta da lui? Sì, 1-0, gol di Platini. Sì, e dice sì. Che in questa foto si vedono Platini ed Ossena che si stringono la mano durante la partita. Sì. Se questa fotografia fosse stata scattata oggi, per il signor Biscardi e Taormina i due giocatori si sarebbero messi d'accordo per falsare la partita. E la foto è un po' grande, non so se si riesce a vedere. Si vede... No, facciamo vedere. Ah, eccole qua, le mani. Guardate solo qua che ci sono, vedete, si prendono per mano. Come si amano. Vogliamo vedere, vogliamo inquadrare, per correttezza inquadriamo anche i visi. Questo è Michel. Anche Michel. Ok, poi dall'altra parte chi è questo? Dossena. Ok, ecco, questo per far capire, giustamente, come dice Salvatore Giglio, che se fosse accaduta oggi una cosa di questo genere, si sarebbe scatenato l'ira di Dio. Va bene. Infatti la malizia è negli occhi e nella testa di chi pensa e guarda. Di chi pensa, di chi guarda e di chi dice delle stupidate. Oh. Bene, buonasera. Siamo sempre qui, tranquilli, siamo sempre noi. Allora, parliamo un attimo di TNAS. Juventinovero.com che ci racconti su TNAS, così aggiorniamo un po' i nostri amici. Dire che è... Calciomercato, perché qui questa sera tante persone ci hanno chiesto. In questo periodo. Aspetta, però prima di parlare di calciomercato dovrei intanto congratularmi con Stefania Camilla Caretto, la quale, voi la vedete qui, una donna per la donna. Attenzione, felicemente sposata, quindi non ci provate. Quindi, ecco, non mandate messaggini così perché non c'è speranza, ok? Però devo dire una cosa, che scomodando l'antropologia, la sociologia, qualche psicanalisi, qualche cosa, io non l'ho riconosciuta perché l'ho vista un paio di volte allo stadio e ho visto una trasformazione tipo... Dottor Jekyll, mister, cioè una cosa disumana che non si può vedere. Allora, lei sta facendo dei complimenti. Si può vedere. Oggi io l'ho vista che era praticamente quasi, cioè, non dico aggressiva, ho detto oddio, ma chi è questa qui? Cioè, proprio... Invece oggi tutta carina, tutta delicata, tutta bella, suale. E veramente cosa può causare il calcio? Cose allucinanti. Una bella donna così, e poi vai allo stadio, si trasforma, piena di tatuaggi, con i capelli tutti così impressionanti. Andiamo avanti. Allora, parliamo un attimo di calciomercato. Io ringrazio Stefania Camilla Caretto. Di viaggio, Stefania Camilla Caretto, buonasera, ti chiamo Stefi. Ciao, sì, va bene, va benissimo, okay. ciao, bene, buonasera a tutti. Correndo, chiedo scusa, ma devo farlo. La difesa 3-5, centrocampisti e Pato sempre quello di Natale. Poi con la linea Steakham. Sì, Steakham. Steakham, perché Steakham viene meglio, no? Viene meglio. Eccolo qui, questa, la tua Juve, grande avvocato, grande presidente Giovanni Agnelli. Abbiamo qualcosa, Stefi? Sì, allora, tante email come sempre. Dunque, c'è un amico che si chiama Luigi e che ci chiede, anzi vi chiede, di Ciro Immobile. Perché dice che se fosse un dirigente non lo darebbe né in prestito né in comproprietà, peggio ancora, perché il prossimo anno dice che potrebbe essere utile, insomma, alla causa. Rivolgiamo subito questa domanda a Vincenzo Chiare. Immobile marrone. Ora andiamo un attimo dalla Stefi. Stefi, che succede dall'altra parte? Vai. Allora, Cocis da Conselice fa di nuovo una domanda di mercato e dice se è vero che Parolo arriverà alla Juventus. Parolo. Molto. Secondo me Parolo alla fine rimarrà al Cesena. Forse per chiarezza.
No, più che una domanda è un'affermazione. Un'affermazione. Allora, il nostro amico Davide il Giullare, che è di Juventus 1897, forum. Tra l'altro, piccola parentesi, io dovrei salutare tutti i ragazzi di quel forum, un bacio. Allora, niente, dice che lui tanto saluta Vincenzo Chiarenza e poi dice che ha un sogno, avrebbe un sogno, la Juventus B in Serie B con Chiarenza allenatore. Magari. Di nuovo. Doriano da Falconara ci scrive che la gara di andata sarà a San Siro l'8 febbraio, mentre la gara di ritorno sarà allo Juventus Stadium il 21 marzo. Esatto. Tu pensa come noi siamo potenti, abbiamo le redazioni sparse in tutta Italia che ci danno, quindi non ci scappa nessun tipo di notizia. Sempre l'amico di Falconara, aveva una cosa carina, se la possiamo mandare un attimo in diretta. Sì, sempre lui. Sì. Ah, che è quel ragazzo tatuato che ha tantissimi tatuaggi sulla Juve. Sì, ma ormai il corpo è finito. Sì, infatti non so come faccia, sì, ne ha dappertutto. Ecco anche qui, ha un tatuaggio Moggi. Di Moggi. Dove ce l'ha? Sta vedendo la trasmissione, addirittura Moggi dietro la schiena, incredibile. Va bene, allora, tu pensa quello che si fa tatuare dietro Taormina è una tragedia. È una tragedia. Però dietro già è il posto. Dicendo dietro è il posto. Dipende dove. Vabbè. Dietro. Ah, dipende dove. Già è pericolo. Allora, sì, vai Stefi. Sì, volevo solo dire che ci scrive Salvo Campana e dice che la redazione di ULive 24 ha trascritto integralmente l'intervista a Luciano Moggi. Perfetto. Stefi, che succede? Grinta, Stefi, grinta. Sì, grinta, occhi grinta. Di tigre. Ma io non sono un giocatore della Juve. Vai. Allora, Puma da Viareggio chiede se, secondo voi, Gabriel Appelt potrebbe essere il vice Pirlo. Prego. Sto tranquillo. Che è successo? Che hai fatto? No. Ti sei mosso? Ah, hai preso il microfono. Il microfono. Lei ha il gelato. Noi abbiamo i collarini, quindi apriamo. A proposito di Stefania, posso fare una comunicazione? Sì, prego. C'era una comunicazione. Allora, nello staff di Orgoglio Bianconero si amplia. Ci sarà anche la rubrica di Stefania Camilla Caretto e l'abbiamo chiamata la rubrica La signora in rosa. Lei si occuperà. Non in giallo. Non in giallo, no, in no, rosa. No. È assolutamente. Lei si occuperà del resoconto che farà dopo della trasmissione a modo suo. Cioè, ma che cosa sarebbe il gossip se un giocatore è andato? No, niente. Riguarda gossip, noi. Riguarda noi, sulla trasmissione. Sì, fare trasmissione. Se vuoi parlare, spiegaci allora cosa vuoi fare. Semplicemente, cioè, se noi andiamo semplicemente in giro notte nei locali, no. Semplicemente racconto la puntata, perché normalmente l'articolo esce di venerdì, cioè, ne sono usciti due finora, quindi domani ci sarà il terzo. Su Orgoglio Bianconero. Su orgogliobianconero.net. E nulla, quindi io praticamente racconto un po' la puntata e poi dico la mia. Quindi fai un redazionale sì, sulla sì, puntata? Sì, però dico la mia, attenzione. Sì, il bacchettone. Ah, quindi tu fai la bacchettona? No, veramente finora non ho fatto nessuna critica. No, può dire quello che vuole. Diciamo che io sviluppo un po' i temi a modo mio. Che si sono affrontati. Ah, la signora in rosa. No, ti giuro che non lo sapevo. E più che, non è... più che bacchettona, secondo me, bacchettatrice. Sì, sì. Io ho letto sì. I pezzi, devo fare i complimenti, sembra piaggeria, però scrive molto bene. Molto brava. Complimenti, continua così. Grazie. Bene. È un altro new entry, scusa. Ah, sì, prego. Che andiamo, abbiamo la telefonata. Vai sì, allora niente. Fabrizio, proprio per quanto riguarda l'attacco, dice: ma non sarebbe meglio avere un top player piuttosto che tanti giocatori da 8 gol? Bene, perfetto, rispondiamo dopo. No, io volevo fare un altro tipo di inquadratura, che mi nascondevo dietro la Camilla e voi mi fa. Va bene, ok. Camilla, che succede qua? Ti fanno i complimenti. Sera volevo fare una richiesta a questa simpaticissima trasmissione. Fate dire qualcosa anche a Romeo Agresti. Questo è il padre sicuramente, magari qualche news di mercato. Allora, papà richiede... No, sto scherzando, non è il papà. Sì, aspetta. Sempre per Romeo, sì. Solo una cosa, se per giugno arriverà un top player. Allora, entriamo con questo ufficiale. Berami è difficilmente trasferibile perché la Fiorentina... E poi siamo in conclusione, gli ultimi 10 minuti li dedicheremo ai quadretti, alle fotografie finali, li riprendiamo perché li avevamo abbandonati nelle ultime puntate, sentiamo il nome e da dove chiama l'amico da casa, pronto? Buongiorno, buonasera, emozionatissima, sono Beatrice, telefono da Alessandria, amica della donna Stefania. Volevo fare una domanda a uno di voi, ma molto infantile, chi sarà poi l'erede di Del Piero?
Questa già me l'immaginavo prima che lei la formulasse. Allora la ringraziamo, ci fa sempre piacere che chiamano delle donne. È una tua amica? Sì, sì, è una mia amica. Ci siamo conosciute allo stadio. Ah, proprio così? Sì, 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 abbiamo rifatto l'abbonamento insieme. Siamo non sedute proprio vicine, ma quasi. Allora salutala. Sì, sì, ma ciao Bea. Non so se sarà l'erede di Del Piero, ma io... Scusate un attimo, Stefania, vai. Doriano ci dice che anche Vidal potrebbe non giocare perché ha fastidio a un ginocchio. Sì, è un problema anche lui. È un problema. Comunque con questa Juve, sinceramente... Bravo. Ecco, allora, una cosa... Ma ancora dei minuti che me li voglio, come si suol dire, sparare insieme all'amico Chiarenza. Grazie Stefi, alla prossima settimana. Bene. Devo ciao. Dire che nella percentuale delle mail è il 70% per te e il 30% per noi. Questa è una percentuale che ho visto al volo. Sì, c'è qualcuno che dice che è un bel pizzo, ma preferisce Stefania. Io sono contento perché ci mancherebbe altro. Allora, Nino, grazie, grazie Franco Leonetti. Parto ovviamente dalla gentil donzella che è Stefania Camilla Caretto. Buonasera Stefania. Ciao Franco, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, se volete intervenire in trasmissione potete scriverci un'email all'indirizzo forzajuve@rete7.it oppure ci potete telefonare al numero 011 205 43 25 oppure ancora potete inviare un sms al numero 348 80 40 254. Vi aspettiamo. Perfetto, quindi seppelliti tornati. Andiamo subito da Stefania per sapere se ci sono novità dal mondo mail. Allora, dunque, intanto un saluto da parte di Michael Laferlita, nostro amico che è direttore di Juve News Radio. Un saluto a Michael, ovviamente. E poi c'è un amico che fa una domanda, ovviamente, buffa a Nino Ori. Dice, visto le eliminazioni proprio nella stessa sera dell'Inter, del City di Mancini e del Real di Mourinho, lui si chiede, ma che sia tornato Moggi? Può essere, non lo so, bisognerebbe vedere cosa ha fatto il Gubbio di Simoni quella sera. E in questo momento non sta andando benissimo. Incidenti, grave errore sul gol del pareggio, però è determinante nel finale, un vero combattente. Vorrei sentire la voce di Stefania che capisce anche di calcio. Prego. Allora, sì, allora, secondo me Arturo Vidal è un grande giocatore, è un giocatore molto utile, anche se è vero, in questo momento non è in grande forma, però diciamo che il suo essere combattivo, essere guerriero, lo rende fondamentale per il centrocampo della Juve, perché Pirlo e Marchisio hanno potuto giocare fino adesso così bene, grazie a lui anche, grazie al lavoro sporco di Vidal. Benissimo. Giaccherini, 6,5, Certo, sì, questo lo trovo comunque che sia un modo anche proprio di... Stefania, a te la parola. Sì, allora, innanzitutto ci scrive Lucio dal Canada. E però... Quindi, sì, lo salutiamo, dice che... un saluto a Lucio, assolutamente. Siamo diventati intercontinentali. Sì, ma dice che ce ne sono tanti juventini, quindi... E lui ci dice che è ancora molto arrabbiato per il 2006, quindi come tutti noi peraltro. Chi non lo è? Chi non lo è? Poi ci scrive Manuel da Pinerolo, che saluto, perché è anche un nostro amico. E niente, dice che è molto infastidito da tutti i commenti che sono stati fatti, diciamo, dopo martedì, ecco, diciamo il fatto che la partita non sia stata giocata, perché appunto molti hanno dato la colpa alla Juventus e lui è rimasto, insomma, è molto arrabbiato per questa cosa qua. E poi ancora c'è Doriano da Falconara, che chiede se, secondo voi, Simone Padoin è un giocatore come Michele Pazienza o se si adatta di più al modulo di Conte. Allora, memorizziamo perché poi avremo un'ampia pagina di mercato, quindi i nuovi arrivi, le partenze, ci sono tante cose da analizzare. Allora, vorrei dare... è sotto gli occhi di tutti, io non mi ricordo una Juventus che facesse il tutto esaurito in tutte le partite casalinghe, addirittura con tutto rispetto per un Juve-Bologna di Coppa Italia, quindi certo. La risposta è questa. Io volevo andare su Mauro Cignetti. Ecco, Franco, perdona, prego. Fammi solo fare un'aggiunta. C'è una domanda, Stefania? No, allora, Salvo Campana della redazione di YouLive24. Sì,
Grazie, Salvo. Ha trascritto l'intervista di Andrea Pirlo a Juventus Channel. Allora, Pirlo dice che la gara contro il Siena sarà una gara difficile perché comunque il Siena è una squadra organizzata. E quindi sarà dura come tutte le partite, per cui non si può pensare di partire già vittoriosi. Anche le squadre che vengono qui da noi si chiudono, esatto, perché quella è la tattica classica e che poi possono adottare. Esatto. Prego. Poi parla di Conte, dice che non lo conosceva e che però è un bravissimo allenatore che riesce a dare tanto alla squadra. A Stefania. Che non è il terzo posto. Assolutamente. Juve Siena... Una tua ipotesi di partita, velocissima, sintetica, sì, e ovviamente il risultato. Ma Juve-Siena, vabbè, è vero, può essere una gara difficile perché poi le piccole sono sempre poi un po' impestate, però secondo me ce la faremo, vinceremo, sperando che non ci sia proprio un gelo, come dicono. Insomma. Se si gioca, ci sono le condizioni meteo da verificare. Giacomo Farinetti, hai concluso? Una cosa solo, per la Coppa Italia invece io ci terrei proprio che anch'io, si vincesse moltissimo la Coppa Italia. La decima Coppa Italia deve arrivare qua per la prima volta. Troppo come tempo sempre che non si vince e quindi è necessario portarla a casa. Ma poi essere i primi ad avere la decima. Esatto, come la stelletta d'argento. Come il trentesimo. Esatto. Come il trentesimo. Allora, Giacomo? Sono sintetico. Un saluto e un ringraziamento a Stefania Camilla Caretto. Grazie a te. Siamo giunti alla fine. Io, insomma, mi auguro che non vi siate annoiati per questa. Presentare la Camilla Caretto, buonasera. Camilla, tutto bene? Ciao Marco, sì, tutto bene, grazie. Tu? Vogliamo ricordare, discretamente bene, vogliamo ricordare un attimo le varie coordinate per mettersi in contatto con noi. Perfetto, allora se volete intervenire in trasmissione potete scrivere un'email all'indirizzo forzajuve@rete7.it oppure potete telefonare al numero 011 205 43 25. Oppure ancora potete inviare un sms al numero 348 80 40 254. Vi aspettiamo. Beh, grazie Camilla. Allora corriamo subito. Franco Ori di Juventino Vero. È arrivato qualcosa? Guarda, sei arrivato, ce la leggi subito. Soltanto i saluti di Michael Laferlita, che è direttore di Juve News Radio. Un saluto a Michael. E noi lo salutiamo. Allora io vorrei mandare... Una notte mi ha scritto alle 2, abbiamo chattato alle 2 di notte. Alle 2 di notte, quindi ho una valida testimonianza. Allora, sì. Cosa succede qui nel mondo Inter? Allora, proprio la nostra amica Livia ci fa una domanda a Romeo. È sempre Livia? È sempre Livia, certo. Vabbè, vai, è lei, scusa. È attiva. Ok, vai. No, allora, chiede se intanto se Capello è vero che potrebbe tornare come dirigente e poi se a giugno potrebbe andare via Quagliarella. Lei è convinta di quello che ha detto? Sì. Partendo su Capello, Capello è stato uno degli arrivi, saltare l'uomo, perché le squadre forti sono quelle che... Voglio sentire anche dalla Stefania, una tua considerazione, un tuo quadetto, so che tu adesso sei una donna, però quando vai allo stadio... Sì, sono una donna, ma sono sempre stata mi risulta, c'è anche tuo marito, c'è tuo marito che lo conferma che sei una donna. Io questo qui non è che lo dico a vanvera, lo dico perché allo stadio tu praticamente ti trasformi, non sei più una donna. Ecco, no, sono una donna particolarmente tifosa. Ecco, va bene, poi vogliamo la tua foto allo stadio, mi raccomando. Sì. Considerazione finale, prego. Ma io innanzitutto vi ringrazio, vi saluto e devo parlare di calcio, se vuoi lo faccio, ma breve non riesco. Allora, mi è dispiaciuto questo pareggio col Siena, sinceramente io ero molto arrabbiata, però ieri sera è stato fantastico, quindi grazie ragazzi. Grazie, allora... Buonasera a tutti, sento sempre più... No, quella voce, dai. Poi oltretutto non sono nemmeno bello come la Caretto, dai, mettiti qua che è quella di Stefano. Ma sì, ma chiamami come vuoi. Prego, il cognome da sposata, se okay, vuoi. Prego, si accomodi, prego. Ho due cognomi. Ok, perfetto. E a noi piace scherzare perché il calcio... Subito a razzo, a bomba, a presentare le persone che mi accompagnano in questa avventura questa sera. Partiamo sempre dalla figura femminile, brava, pronta, capace e anche di gentile aspetto. Buonasera a Stefania Camilla Caretto. Ciao Franco, buonasera a tutti gli ospiti, buonasera a tutti i telespettatori. A proposito dei telespettatori, se volete interagire con noi potete innanzitutto inviarci un'email all'indirizzo forzajuve@rete7.it oppure potete inviare un sms al numero 348 80 40 254 oppure potete telefonarci al numero 011 205 43 25. Vi aspettiamo. Perfetto, come dico...
fatto un pochino più male e soprattutto, su questo va sottolineato, è stato il primo giocatore della stagione a saltare Barzagli in uno contro uno. Quindi bisognerebbe consegnargli un piccolo premio perché è stata la prima cosa. Detto questo, Marchisio, la redazione di Forza Juve gli affibbia un 5, stavolta chi l'ha visto c'è il principe, non si vedono più i suoi inserimenti brucianti a rete di inizio stagione. Ecco, voglio sapere la valutazione che dà Stefania Camilla. Allora, ma Marchisio secondo me è proprio in una fase di involuzione, cioè, spero di sbagliarmi, però ieri sera io ho visto il Marchisio dell'anno scorso e questo non mi piace. Può darsi che i carichi di lavoro di Dubai siano stati pesanti e per cui sono fuori esce da un infortunio. Sì, esatto, sì, no, ma niente da dire, però ieri era proprio fuori dal gioco e io lo definirei impalpabile. Per me ieri sera è stato impalpabile. Perfetto, e Stigarribi? Un giocatore in squadra che ti può permettere durante la partita di cambiare a seconda di come va la partita, molto bella, cioè mi faceva sentire insomma allora ci sono anch'io. Quindi è lecito attendersi qualcosa di diverso, però è anche vero che per esempio Matri, proprio tornando al discorso del giocare con la coppia d'attacco, per esempio lui che ha fatto in passato spesso questi che è una cosa da non fare assolutamente. No, mi verrebbe da dire una cosa, Alberto, seguite noi perché noi non sbattiamo il telefono. Con i rigori che non ci danno e continuiamo sempre a subire, a subire, a subire. Non è possibile. Certo, hai ragione, è chiaro che non c'è. Subito la linea a Stefania e mi dice che l'email pullula di comunicazioni. Prego. Non si sente? Non si sente? Ok, allora se lasci un attimo il microfono riprendiamo subito le comunicazioni mail appena si mette a posto il tutto. Allora io colgo l'occasione, mi spiace per Stefania, però concludiamo con le pagelle che avevamo. Non mi vedo se può sbagliare, l'arbitro non deve sbagliare, l'arbitro non può punire con il fallo da munizione Vidal, è il fallo che ha subito da... Giustamente la linea a Stefania che avevamo stoppato prima, prego. Continua a non funzionare. Allora, piccolo guasto tecnico che può accadere. Allora, rispondiamo a Maurizio. Sì, il bello della diretta. Vorrei che rispondessi tu, Roberto. Non c'è il 2 senza il 3. Io ridò la linea a Stefania, Camilla, Caretto. Vediamo un attimo se funziona tutto quanto. Funziona? Mi sentite? Ok, allora, innanzitutto stavo dicendo, chiedo scusa se non riesco a leggere in diretta tutte le email, perché sono tantissime, però noi le leggiamo anche durante le pubblicità, per cui non preoccupatevi se cerchiamo di rispondere. Sì, ci sono dei poemi che ovviamente esatto, non possono essere riportati esatto, integralmente, questo esatto. È evidente. E, ce n'è una interessante di Luigi, che ci scrive dal Juventus Club Doc Andrea Fortunato, e che chiede se, secondo voi, la società Juventus non potrebbe chiedere ufficialmente il commissariamento e l'azzeramento di Lega, FIGC, AIA e CONI. È un po' duro, ma... Nino Ori. Allora, il commissariamento e l'azzeramento del Consiglio... Vi blocco e do la parola a Stefania, che questa sera, causa microfono, ha parlato meno. Vorrei sapere quali novità ci sono dal mondo web. Sì, allora, c'è Fernando da Modica che scrive se secondo voi non sarebbe il caso di cambiare coppia d'attacco e magari mettere Del Piero Quagliarella. Giacomo e poi Farinetti. Aspetta, perché ce n'è un'altra sempre sempre sulla coppia prego. D'attacco, stavolta qui non si sa chi sia, non è specificato. Chiede se non era il caso di mettere Borriello al posto di Matri ieri sera. Allora, Giacomo Farinetti. Io linea Stefania. Sì. Allora, c'è una domanda provocatoria da parte di Franco. Non sono io. Ma non si sa, Che chiede se la Juve potrebbe iscriversi a un altro campionato, quindi Francia, Spagna, Germania. Beh, queste sono insomma, ipotesi che sono state già fatte. Prego. Negando anche i giocatori alla nazionale. E poi invece Laura da Caserta dice che secondo lei non c'è bisogno solo di una prima punta di livello, ma anche di una seconda punta di livello. Luca Monblano. Non so, il capitano.
soluzioni. Per esempio Borrello Del Piero, una coppia un po' atipica che ha fatto bene quando ha giocato insieme. Detto questo, Quagliarella è il giocatore che alla fine tutti reclamavamo il minutaggio di Riffa di Raffa l'ha avuto finora. Una considerazione, una polaroid finale anche da Stefania, che capisce di calcio, è una tifosissima accesa allo stadio. Non dico che non sei una donna allo stadio come qualcuno, non mi permetterei mai. Allora, no, sono una donna, punto. Ci mancherebbe altro, insomma, tuo marito lo può testimoniare sì, ripetutamente. Da te vorrei, in nuce, molto velocemente, una considerazione sulla partita con il Catania e proviamo anche a dare il risultato, il pronostico. L'ultima Lanciati. Volta l'ho sbagliato, per cui Lanciati. Meglio di no. No, allora, vabbè, come dicevano anche loro, spero che si vinca, siamo nel nostro stadio, noi ce la metteremo tutta, noi tifosi ce la metteremo tutta per darvi la carica, voi ragazzi però tirate fuori gli attributi e andate. Io però posso solo dire una cosa, proprio brevissima. Ho letto molte email e anche molti messaggi che parlavano di ci vorrebbe un Trezeguet. Mia personalissima opinione, più che un Trezeguet, secondo me questa Juve avrebbe bisogno di un Ibrahimovic, cioè di uno che inventi così, che magari riesca a cambiarti la partita anche quando le squadre si chiudono in difesa. Il risultato di domenica, di sabato sera? 2-0 per noi. Ok, allora chiederei... Camilla Stefania Caretto, buonasera, la mia compagna, la mia nuova compagna di viaggio, la scorsa settimana avete avuto la Monica, quando è stata la scorsa sì, settimana? Sì, la settimana perché esatto. Stefania non poteva. È perché noi abbiamo, ragazzi, come tutte le squadre importanti, abbiamo una panchina lunga, un bel turnover abbiamo. Sì. Tutto bene? Vogliamo tutto ricordare bene, un attimo certo. Le coordinate per mettersi in contatto con noi? Perfetto, allora se volete interagire con noi potete inviare un'email all'indirizzo forzajuve@rete7.it. Oppure potete telefonare al numero 011 205 43 25, oppure potete inviare un sms al numero 348 80 40 254. Vi aspettiamo. E grazie Camilla, perché abbiamo una diretta importante in linea, ci sta aspettando. Allora Camilla, prego. Allora, Monica e Dora da Napoli chiedono perché noi della Juventus dobbiamo sempre abbassare la testa in riferimento alla telefonata di Andrea Agnelli a Galliani. Bene, grazie. Commenti. La responsabilità completamente sull'assistente. E l'altra cosa, se non so se voi avete la possibilità di vedere le immagini, ha una posizione statica, troppo statica per un arbitro che dovrebbe essere una presa, dovrebbe entrare più nell'area. Volontà di poter decidere verso che la ha commesso l'infrazione. Al tempo mi ricordo Ragalbuto che fece scrisse sul referto di aprile del 2005, però messo questo. Però abbiamo ravvisato anche altre cose che porteranno anche me attraverso l'avvocato Paolo. Aspetta Stefania, allora dolcetto scherzetto, ecco un pochino in ritardo però, dai. Guarda, vai. Sono arrivate delle email adesso ma non ho ancora avuto tempo di leggerle, per cui ti chiederò la linea dopo. Ah, perché io ti ho rubato il microfono. Sì, lei senza perché... il microfono no. Eh beh, c'è chiaro come fa a parlare. Bene. Altri sicuramente. Ma sono partiti il cartello, difficilmente. Guarda, le squadre sono fatte da stilisti, architetti, geometri e muratori, quindi ci vuole un pochettino di tutto. Certo. Una bella squadra, ecco, insomma. La ringrazio. Domenico, ti stiamo... Mamma, farei difficoltà a trascurarne qualcuno, perché mi viene... Sta cosa qua. Mm-hmm. Senti, mi fai. E ti vedo un po'. Ah, io chiedo una. Come mi vedi? Stai paragonando no, a No. Per carità, è un grande. Ne stai già venendo fuori, comunque. Ah, sì. Allora, io pregherei a tutti gli amici che sono tanti, vero? Tantissimi. Pregherei di. Noi purtroppo abbiamo lasciato la scuola con amarezza, quello di aver studiato la Divina Commedia, per chi l'ha fatto, che non finiva mai. Vi pregherei di non mandare queste cose qui, perché sembra tra la Divina Commedia e una denuncia penale. Vi pregherei gentilmente di, anche perché se è così non possiamo più leggerle. Se volete sintetizzate un pochino, così la Camilla, non possiamo stare qui 3 ore a leggere tutto, anche se sicuramente i contenuti sono eccellenti, non ho dubbi, però non abbiamo proprio nemmeno il modo per poter fare una sorta di sunto Bignami, perché è talmente lungo che non si potrebbe fare nulla di tutto ciò. Però, allora, due cose. Allora, innanzitutto vorrei salutare Lucio che ci scrive dal Canada,
Dice che in Canada sono noi juventini, siamo tanti, 17.000, quindi insomma. E poi anche un ragazzo che scrive dall'Albania, che si chiama Besmir, e niente, quindi ci saluta lui e noi lo salutiamo, ovviamente. Poi Alessandro chiede se siete d'accordo che il nostro pur bravissimo mister ha sbagliato la formazione iniziale a Milano. Sì, bene, abbiamo detto. Chiaramente arrivava le solite critiche, insomma... Non... Sì. Allora, dunque, vediamo un attimo qualche amico da casa, ma sono tanti quelli che c'è. Chiediamo scusa a tutti coloro che ci stanno scrivendo, ma non possiamo accontentare tutti. Mi raccomando, sintesi, domande, altrettanto noi faremo con le risposte. Prego, Camilla. Allora, Laura che fa una domanda di mercato, dice, vabbè, sappiamo che questa squadra necessita di rinforzi sia in attacco che in difesa. E niente, vuole sapere se sarà possibile vedere una coppia d'attacco Suarez-Higuain, sì, oppure Suarez-Van Persie, Maradona, o Suarez-Damiao, e poi qualcuno che possa affiancare Barzagli, ma per esempio Suarez Dede... non Luisito, Suarez, no? No, non credo. Attacco Suarez-Jair. Una domanda a poche esigenze. Allora vai Franco, tu che tra di... Il bello della diretta, sì. Che allora, succede? No, guarda, sì, il nostro amico Davide Vaccari di... Hai visto, da quando ho fatto l'annuncio, prima c'erano 75 righe, adesso ne mandano nemmeno una riga. Ma adesso non esageriamo, no, però da un eccesso all'altro, no. Insomma, io, di mezzo. Allora, prego. Il nostro amico Davide Vaccari del forum Juventus 1897, sì, dice una cosa a Franco che io non ho capito, adesso Franco ce la spiegherà. Dice che è d'accordo, Franco, col tuo ruggito al 96,8%. Mi fa molto piacere, il restante, insomma, ci troveremo, ne parleremo. Probabilmente lui fa riferimento alla mia presenza di ieri a Juve Channel, dove mi chiedevano il coefficiente di difficoltà di alcune partite e io non davo dei numeri netti, ma insomma dei numeri differenti. Quindi era solamente un'analisi circostanziata delle cose. Bene. Brevissime, reputo la cupola vera del calcio, i media che mettono gli episodi come gli pare, come gli piace e come gli fa comodo. Primo. Speriamo sempre che da Forza Juve queste cose vengano riprese da altre persone se non sono faziose e se hanno un briciolo di onestà. Io ti dico una cosa, noi facciamo la trasmissione giovedì. Poi tu hai avuto la possibilità ieri di andare a Juve Channel. Seconda, perché secondo me Conte è un grande con quella squadra che ha. Secondo, ma io da tifoso della Juventus che ho subito... Allora, per quanto riguarda gli arbitri, il nostro amico Davide Vecchio ci manda una vignetta che spero possa essere messa in onda. Carina questa. È molto carina. Io adesso non riesco a mandarla più giù. Eccola quindi... qui. Va bene, comunque... Allora, 2006... 2006, ora gli arbitri sono in buona fede. 2006-2010, errori a favore dell'Inter, tutto ok. 2010-2012, errori a favore del Milan e sfavori alla Juventus, tutto ok. 25-2-2012, primo errore a favore della Juve, ladri e arbitri venduti. Bene, insomma, questo è abbastanza eloquente su quanto... Così una è. Sintesi assolutamente... No, vorrei dire qualcosa che è polemico, siccome il signor Berlusconi, anzi scusate, Berlusconi, perché di signori non ci trovo niente, ha detto che non è amico dei Juventini, della Juventus, se non erro. No. Peccato, io l'aspettavo la mail di Gagliani questa sera. No, però ha mandato in allegato la foto dello spogliatoio della Juventus. Magari, dai Stefania! Sì, magari in anonimato sotto falso nome, zio Festa. No, l'avrei riconosciuto. No, però ha scritto una persona da Milano che si chiama Alessandro e chiede secondo voi con che formazione giocherà la Juve contro il Chievo? Bene, allora chi vuol rispondere? Vorrei concludere il quadretto, la diapositiva, con la nostra bella Camilla. Allora, vai Camilla, ma tu vai allo stadio sabato sera, quindi tu ti vesti in quel modo orrendo? Andiamo avanti, dai. Posso vestirmi? Racconta. No, una cosa proprio brevissima. Allora, io ho il piacere di conoscere Gigi Buffon, ci siamo conosciuti a Messa, quindi in chiesa, e
è una bravissima persona, è un ragazzo d'oro, proprio generoso, carino, gentile, per favore, cioè non si merita tutto questo, appunto, per favore. Appunto. Quindi facciamo la finita. Grazie, nemmeno la serie d'oro si merita. Comunque. Grazie per aver lasciato questo messaggio. Allora io ti ringrazio, come si fa a una dama? Mi raccomando, si metta la mimetica. Bellissimo momento di televisione. Sì, sì. Però quei guantini rossi sono da vedere anche qui. E sono da vedere. Non sono rossi. Allora io chiedo rosa, un attimo quanto manca alla regia per il termine della trasmissione. Intanto ringrazio anche gli amici che ci stanno supportando. C'è un favore di telecamera, anche il buio. Venite qua, venite, no, perché venite. Giusto. Facciamo un bel saluto a tutti, perché non mi sembra giusto che voi ci avete sopportato questa rottura di scatole che sono io per tutta la trasmissione, poi alla fine, eccoli qua, gli amici, è venuto insieme Salvo Campana della Sicilia, prego. Sono sopravvissuti bene. Parte della... Sì, faccio parte del sito di Le 24, come Le Webmaster. Ah sì, sì, chiedo scusa, prego. Sera. Sono... Allora, Stefania Camilla Caretto, sì, va bene, carissima, ciao, bentornata qui. Allora, dunque, vogliamo dare subito le nostre coordinate, certo, sia per chiamarci che per le telefonate. Assolutamente, allora, se volete contattarci potete scrivere un'email all'indirizzo forzajuve@rete7.it oppure potete mandare un sms al numero 348 80 40 254 oppure potete telefonare al numero 011 205 43 25. Grazie Camillo, Roberto Bonfiglio di Orgoglio Bianconero. Buonasera Roberto. Buonasera Marco, tanti auguri a te e a tutte le tifose bianconere. Volevo solo avvisare tutti quanti, ma molti già lo sanno, che è di nuovo online il sito orgogliobianconero.net. C'è la squadra di quasi la squadra di sempre. Comunque c'è Franco Leonetti, Nino Ori, che sono i nostri collaboratori di punta, c'è Stefania Camilla Caretto, c'è Roberta Zambianchi e Simone Pardini, che con la sua sezione del Juve Art, lui praticamente crea queste immagini, è un grafico, sono molto belli, chi vuole può anche scaricarle, fare il download gratuitamente e postare e metterli sul desktop. Benissimo, grazie Roberto. Stefania. Allora, ci sono già tantissime email, tantissimi auguri per il tuo compleanno. Grazie. Allora, niente, c'è Monica Ferrara da Napoli e dice che ieri sera era tentata di spegnere la TV perché per gli errori arbitrali, in sostanza, l'espulsione di Conte e soprattutto il fatto che Conte, a differenza di Mazzarri e Guidolin, sia stato anche squalificato, non solo espulso. E dice, ma non è che questo sia dovuto al fatto che il nostro presidente lotta contro la FIGC? Certo. Anche Allegri, mi sembra, no? Sì, Allegri è stato anche espulso due volte. Allora, è stato espulso due volte e non ha subito mai scusa. Allora, leggo velocissimamente. 6 febbraio 2012. Assolutamente. Camilla, vai. Sì, allora, senti, c'è un messaggio che ritengo molto bello per te da parte di Salvo Campana e tutta la redazione di ULive 24. Posso leggerlo? Sì, vado? Ok. No, è un bellissimo messaggio per Marco. Allora, la professionalità è un'arte particolare, dedita all'amore e alla passione. Il giornalismo è garante e difensore di una professione capace di rendere amorevole e sensazionale quello che si fa nel corso della propria vita. Questo è l'identikit di Marco Venditti, un uomo dedito alla passione e al giornalismo, sempre raffinato e con una criticità oggettiva e velata che lo contraddistingue nel panorama giornalistico mondiale. Auguri di vero cuore da tutta la redazione di ULive 24. Grazie, io sono onorato di questa squadra. Camilla, prego. Sì. Allora, un paio di cose. Intanto, sull'azione di Marchisio, che ha sbagliato il gol, ma non era in fuorigioco? Sì. Ok, quindi meno male che non ha fatto gol, altrimenti avrebbe... No, io avrei preferito vincere con un gol in palese fuorigioco, ah, mi sta bene anche quello. Sì, poi sai le critiche. Allora, niente, due email. Allora, una di Doriano da Falconara, che dice che secondo lui questa Juve assomiglia, è un po' azzardata questa cosa, comunque assomiglia alla squadra nerazzurra di Milano. Attenzione, perché quello l'ho letto prima. Sì. Ed è la stessa cosa che io non ho ancora detto, ma assomiglia, sono d'accordo con l'amico, tantissimo alla prima Inter di Mancini. Quella del 2005-2006. Attenzione, perché rivedo molto questa prima Inter. Ma per i pareggi, solo nei risultati. No, io parlo nei risultati, se tanto mi dà tanto, magari poi ci potrebbe... Poi si dice, questa Juve manca Ibra, e Mancini aveva Ibra. Cioè, sì. Esatto. Ma poi aveva cambiato.
Non aveva questo gioco. Poi ancora una cosa, Alessandro Bellani ci scrive che ci chiede più che altro, secondo noi, se avessimo comprato Tevez o Agüero, se avremmo fatto tutti questi pareggi o se ci fossero state più vittorie. No, assolutamente. Beh, magari anche Xavi. Vai. Allora, Max dello Juventus 1897 Forum chiede dell'oggetto misterioso Elia. Se c'è qualcuno che ne sa qualcosa, perché... L'abbiamo detto tante volte, se volete mi ripeto. Vai. Eccoci qui, torniamo in studio, Camilla. Sì. Allora, Ciro e Carmine dai quartieri spagnoli di Napoli, i nostri amici che scrivono sempre. Che salutiamo. Sì. Dai quartieri spagnoli? Sì, sì, loro si firmano così, dai quartieri spagnoli. Sì, ciao ragazzi, tutto bene? Loro sono un avamposto juventino nei quartieri spagnoli, ci seguono da sempre e sono fedelissimi. Ed è tutto dire, da napoletano. Sì. E lui è napoletano, poi voglio dire. Vai. Niente, semplicemente chiedono perché non si gioca mai con un centravanti titolare, non è controproducente questo, cioè cambiare in continuazione. Centravanti in sostanza. Qui però vogliono parlare con Franco Leonetti e l'amico Luca Monblano. Sì, li saluta. Sì. Poi guarda, un sacco di auguri per te. Tantissimi. Da Lilian Buffet, poi da Vincenzo Murgolo, ma veramente tanti. Grazie. Ma lei è una donna? Sì, ma okay, sì. Perfetto. No, glielo chiedo ormai... perché quando la vedo allo stadio, insomma, è tutto tranne che una donna. Andiamo avanti. Allora, messaggio, vai. Sì, ce ne sono tantissimi e devo dire che si dividono proprio su questo discorso. Molti sono disfattisti, assolutamente. Sì. La Juve fa schifo. Sì. Abbiamo visto di tutti i colori. Addirittura gente che chiedeva la testa di Conte. Non si fa così, non lo accetto questo. Siete degli ingrati se scrivete questo. Mi dispiace, ve lo devo dire. Prego. Però, per esempio, Enrico da Torino dice che dobbiamo stare tutti uniti per incitare la squadra, anche perché la squadra non è il Barcellona, per cui insomma hanno bisogno di noi. In questo momento serve supporto. Memorizzare questo messaggio che è arrivato, prego. Sì. Camilla. Allora, Puma scrive che ha visto la partita della primavera e che ha trovato, hanno giocato molto bene Spinazzola e De Silvestro, quindi due esterni. Sottotono Appelt e invece Guano bene, che potrebbe essere utile per Conte visto che mancheranno i difensori. Allora Luca, aspetta, non rispondere, memorizza linea alla regia, poi ci rispondi dopo, grazie. Allora in realtà il giocatore di prima non è Guano, non è Iguano, ma è un'iguana. Sì, scusate, Guano. Ok, Guano. Bene, allora Luca, hai memorizzato la domanda del nostro ascoltatore, sentiamo il tuo pensiero, poi devo sentire Bonfiglio. Sottami Roma, Camilla, che succede? Allora, guarda, c'è un'email interessante. Sì. Massimo, tifoso genoano, dice che noi abbiamo ragione a definire Calciopoli farsopoli e dice una cosa interessante, il vero danno creato da Calciopoli, secondo Massimo, è il fatto che a ogni errore arbitrale in favore della Juve, qualche volta capita, tutti i tifosi avversari si sentono autorizzati a urlarci, ladri, sapete solo rubare, eccetera. Mi sembra molto corretto questa definizione. Sei un tifoso genoano, un altro errore di Farsopoli, Calciopoli, è stato quello che l'Inter ha vinto per 5 anni, adesso che è finita non vince più. Ecco. Vabbè. Quindi domenica Genova. Allora, per Luca o chi vuole rispondere, Antonio da San Giovanni a Teduccio chiede, visto che siamo in affanno, non si potrebbe reinserire Krasic? Che si pensava all'inizio del campionato potessero essere candidati al campionato, poi alla fine, no, i fatti hanno... Stefania? Sì, allora, tantissimi auguri di buon compleanno a Marco Venditti. Grazie, come siete... premetto una cosa, io voglio ringraziare tutti perché siete stati veramente molto molto carini. Questa sera aver ricordato il mio compleanno, ma il compleanno io voglio ricordare anche di Antonello Venditti, che è ben più famoso del sottoscritto, anche perché rispetto a me ha una carta di credito più interessante, e io lo dico sempre, questo non guasta mai. E poi ha un grande che non c'è più da anni, che è stato uno dei miei attori preferiti, Walter Chiari, nato anche lui l'8 marzo, evidentemente gliela mollamo quelli che sono nati l'8 marzo. Allora, tanti riflettendo io e Franco, tutti romanisti.
Ecco, adesso qui che sei proprio allargato, mi hai, hai contribuito ad ampliare ancora di più quello che sto ricucendo piano piano, perché ormai sanno tutti che sono lupacchiotto. Ma sei un lupacchiotto, sono diventato. Vai. No, ascolta qua. Allora, sì. Tantissimi auguri di buon compleanno a Marco Venditti. Grazie. Grandissimo giornalista e conduttore, ma soprattutto un vero tifoso dal cuore bianconero. Questo è vero. Che da sempre si batte per l'onore della nostra vecchia signora contro tutto e tutti, mostrando gli occhi di tigre. Di tigre. Grazie. Tantissimi auguri Marco da tutto lo staff di juvenewsradio.it. Bene, un abbonamento pagato allo Juventus. La signora di Forza Juve, colei la quale è seduta su uno scranno bianconero, ci legge le mail, ci dà tante informazioni al web. Buonasera a Stefania Camilla Carezza. Ciao Franco, buonasera a tutti i telespettatori. A proposito dei telespettatori, se volete interagire con noi potete inviare un'email all'indirizzo forzajuve@rete7.it oppure potete inviare un sms al numero 348 80 40 254. E infine potete telefonare al numero 011 205 43 25. Vi aspettiamo numerosissimi. So che ci sono già pervenute delle mail, le teniamo in caldo, alcune sono molto piccate e piccanti e avremo modo di disquisire. Allora, parola subito a Stefania perché ci sono alcune news. Sì, allora, Riccardo di Juventini Veraci chiede se secondo voi si può puntare sulla coppia Matre-Quagliarella da qui a fine stagione. Prima domanda. Poi invece Alessandro Bellanic invece chiede se finalmente abbiamo visto il vero Vucinic e soprattutto questo oggetto del mistero Elia. Romeo, alcune cose a cui bisogna rispondere. Chiedo a Stefania se abbiamo qualche novità dal mondo web. Paolo e Fabio da Taranto fanno notare che oltre alla designazione di Bergonzi c'è anche quella del guardaline Faverani, che per chi non lo sapesse è un altro della scuderia Gagliani-Meani. Nino, oltre Marchisio 6 ancora troppo lontano dal principe dell'andata e io voglio l'intervento di Stefania. Sì, allora vabbè, tu sai che io non amo particolarmente Marchisio, però devo dire, diciamo fino a gennaio niente da dire, ha giocato bene, gol eccetera. Adesso sinceramente ha vissuto un momento di involuzione, mi auguro che stia tornando ai suoi livelli o comunque ai livelli, non dico di gennaio, oddio mio la foto, per favore. La mia foto allo stadio. E sembrano guantini rossi invece. Sono rosa, rosa. Comunque spero di rivedere il Marchisio, non dico della partita col Parma all'andata, ma comunque. Ma molto simile. Sì, esatto, molto simile. E di nuovo. Allora, Stefania, subito a te la linea. Allora, intanto tantissime email di protesta contro i media, contro trasmissioni televisive, in particolare questa sera molte email, tra cui per esempio quella di Manuel da Pinerolo, contro le Iene, perché a quanto pare verrà trasmesso, o magari è già stato trasmesso, un servizio con un'intervista a un certo Petrini, ex giocatore che infanga pesantemente la Juventus in relazione allo scandalo del calcio scommesse del 1980. E Manuel e anche gli altri dicono, ma è possibile che continuino a infangarci, ci vogliono proprio rovinare, non è bastato il 2006. Le stanno cercando tutte. Esatto, eh? Un'altra email simpatica è di Carmelo Vullo da Liegi, che dice che ci segue sempre, che per lui è bello vederci perché ogni volta che ci guarda si sente meglio sportivamente parlando, perché le altre trasmissioni non sono guardabili. Noi siamo molto contenti, accogliamo i suoi complimenti, le sue esternazioni. Mi raccomando, non cambiate canale, qui abbiamo modo di parlare anche di questo argomento scomodo riguardante la trasmissione delle Iene. Fanno un mucchio di repliche, avrete modo poi di vederlo. Io lascio, prego Stefania. Scusa, dimenticavo solo una cosa. Luigi ci scrive anche, questa è una sua idea, bisognerebbe dire alla società Juventus di impedire, cioè di ritirare Juve Channel da Sky e di ritirare anche le telecronache su Rai e Mediaset. È un po' forte, un pochino impegnativo, penso che sia difficile. Un pochino impegnativo, ma è una novità dal mondo web. Sì, Marzia da Venezia chiede a Nino se prima o poi la Juve riuscirà a venire risarcita per Calciopoli.
Poi, vabbè, tantissimi ci chiedono se si può portare la Juve in Francia, in Inghilterra, eccetera. Questo è un argomento al quale... Sì, allora, Enea fa una domanda a Nino Ori. E sì, sì. No, chiede se non ci sono... Allora. No, Enea, non Eli. Enea è lì. No. Ma Enea è un personaggio mitologico, Enea. Assolutamente. Allora, lasciamola concludere, altrimenti non finiamo più. Prego. Maschilisti. Allora, no. Vuole sapere se che fine ha fatto l'esposto che la Juventus ha presentato alla UEFA. Nino, velocissimo. L'esposto che la Juventus ha presentato ancora, sì, qualcosa? Guarda, tantissime. Allora, ce n'è una... Io la leggo. Potrebbe essere un anno storico per noi. Terza stella in campionato e prima stella in Coppa Italia. Vero. Io dico, speriamo. Allora, attenzione. Dove avete le mani? Perché la partita di martedì... Voglio dire una cosa, riguardo alla telefonata di prima dei fischietti, allora io ovviamente sarò allo stadio. Non so se riusciremo a organizzarci coi fischietti, però garantisco che sarà un inferno. Ed è giusto che sia un così. Inferno. Facciamo sentire, e non con i guantini rosa, facciamo sentire al Milan che gioca in casa nostra cosa, così esauriamo l'aspetto mail. Sì, allora Davide che scrive che Del Piero è fondamentale in questo momento. Allora, chiede a voi se... Chi mi risponde su Del Piero? Chi vorrebbe la sua decisione? Ma anche con il mezzo sinistro e centrocampo, certo, a tre, Safarro e Correa l'ha ampiamente dimostrato. E poi, poi si punta tutto sulla punta. Certo. Stefania? Devo proprio fare pronostici? Allora, secondo me vinciamo con la Fiorentina e col Milan vinciamo, perché ci saremmo noi a sostenere, quindi vinceremo. Quindi voilà. Uno Juventus Stadium infuocato. Assolutamente, se lo aspettino. Allora, visto che siamo stati bravissimi a... Sì, ora stavo pensando che la prossima settimana affronteremo ben tre squadre nemiche, mi spiace ma per me sono nemici, e no, dobbiamo vincere con l'Inter. Abbiamo vinto quando c'era la squadra di Mourinho, che comunque era forte, non dobbiamo vincere adesso. Quindi, insomma, vittoria. Tre grandi risultati. Allora, io ringrazio ovviamente tutti i miei ospiti per essere stati qui. Un saluto ovviamente a Stefania. Grazie. Camilla Caretto. Ciao. Nino Ori, Romeo. Vado vicino alla mia compagna di viaggio. Buonasera, Camilla. Buonasera. Stefania Camilla Caretto, che sta riscuotendo anch'essa molto, molto successo, devo dire, per la sua grazia, la sua bellezza. E abbiamo scoperto, che sei una donna quando vieni qui, mentre invece non lo sei quando vai allo stadio. Insomma, diciamola tutta. Allora, diciamola quando vado allo stadio, in effetti, sono uno scaricatore di porto, questo è vero. Ecco, quindi una cosa che se può vedere, come si dice a Roma. Detto questo, però, ci fa piacere sapere che tu sei veramente così. Sì. Questa è la cosa più bella. Senti, vogliamo subito ricordare quali sono le coordinate per collegarci con noi? Prego. Assolutamente. Allora, potete scrivere un'email, e mi raccomando, scrivetene tante, all'indirizzo forzajuve@rete7.it, oppure potete telefonare al numero 011 205 43 25, oppure potete inviare un sms al numero 348 80 40 254. Ovviamente vi aspettiamo, e mi raccomando. Bene, grazie ragazzi, hanno caratterizzato questa settimana importante per la Juventus. Io torno a ribadire ai tanti che hanno voluto specificare che la Juventus ha perso la sua imbattibilità, ho dovuto scomodare il codice della UEFA. Non è assolutamente vero, perché quando c'è un extra time viene considerato il risultato finale e non il risultato parziale. Spero di essere stato abbastanza chiaro, la prossima volta verrò con il codice UEFA direttamente, e così non se ne parla più. Se vogliamo parlare di discorsi da bar li facciamo, se invece vogliamo parlare tecnicamente di calcio con il codice alla mano, il codice dice questo, punto. Anche e non si va avanti. Questi, sì, match... Bene, allora messaggi, Camilla. Sì, vai. Sì, tantissimi come sempre. Allora, intanto i saluti di Michael Laferlita, che è direttore di Juve News Radio. Ciao Michael. Ciao. Poi Salvo Campana ha scritto che la Lega oggi pomeriggio ha stabilito tramite un sorteggio che nella finale di Coppa Italia sarà la Juventus a giocare in casa. Non sarà, cioè, nel senso, praticamente dice, la decisione porterà alcuni vantaggi. Scegli la maglia. Esatto, scegli la maglia. Scegli la maglia, dici... e anche come mi pare anche come porzione di biglietti da affidare alla tifoseria. Beh, chiaramente giocando in casa, se è il valore assoluto della partita in casa. Ma qui dice che i bianconeri avranno la possibilità di decidere quando svolgere l'allenamento, la rifinitura, cioè se prima o dopo il, sì, Napoli, lo decidono loro, tutte queste cose qua. Avrà anche la possibilità di decidere di prendersi la Coppa Italia senza giocare.
giocarla e andarsene a Torino, non se ne parla più. Così no, ci mettiamo sta cosa. Dici di no? No, no, dobbiamo giocarla assolutamente. Dobbiamo giocarla e vincerla. Poi guarda, un messaggio molto simpatico. Questo è carino, guardiamolo insieme. Da parte di Alessandro Bellannici di Siracusa, il nostro caro amico, che ha mandato un disegno, guardate un po', una caricatura di Franco Leonetti. Carino. Grazie Alessandro, è bellissimo. Forza Juve, caricatura all'amico Franco Leonetti. Lo sai che ti rassomigli molto ad Alto... Sì. Da casa dice siete sempre bravissimi, però il 4 a Quagliarella secondo lui è esagerato, perché comunque ci quando... dica che cosa ha fatto Quagliarella. No, ma perché lui dice perché quando la Juve, cioè quando è entrato praticamente la Juve ha deciso di non infierire più sui Viola. Poi, può essere un attenuante, dai. Sì, ma non è solo la partita di Firenze, mi permette di dire questo. Beh, io sono d'accordo con te, però. Vai. Poi Sergio invece vuole fare i complimenti a tutti i tifosi che erano allo stadio per la coreografia. Grazie, visto che io c'ero, ti ringrazio a nome di tutti. E poi Ciro e Carmine dai quartieri spagnoli di Napoli ci salutano come sempre e chiedono. Cioè dicono a Marco più che altro che insomma smettiamola di dire che Vucinic è il nostro Ibrahimovic, perché a noi di Ibrahimovic non interessa niente. Noi abbiamo Vucinic e ce lo teniamo stretto. Io l'ho detto perché siccome molti fanno... Non c'è problema, tanto... Ok, tanto siamo amici... Okay, saluto tutti, un bacio a Stefania, la vedo molto castigata questa sera, ma fa lo stesso... Ok, grazie Davide. Ciao, grazie. Davide. Grazie a Davide. Sono mezzo secondo... Sì, a... ragazzi, mezzo secondo... Stampa dice sì... Abbiamo allora, avuto fortuna. Ma una seconda, io vorrei anche aggiungere una cosa. Sì, allora Astrid Maria dice che secondo lei Del Piero dovrebbe giocare sempre, basta con Quagliarella e Borriello, Del Piero titolare perché con lui si vince. Poi vabbè. Vai, andiamo avanti, non facciamo commenti che non c'è tempo, vai. Giulio da Ostia dice che vabbè, la Juventus lotta, corre determinata e questo è grazie al carattere di Conte. E però chiede che cosa secondo voi si può migliorare sul campo per rendere comunque la squadra più competitiva. La qualità. La qualità che arriverà a fine anche da te. Sì, una cosa velocissima. Sì, allora, secondo me, tu lo sai, io sono convinta che vinceremo perché ci siamo noi tifosi a sostenervi, quindi mi raccomando ragazzi. Giusto. Avevo promesso al Milan che avrebbero avuto, sarebbero stati accolti in un clima infernale, così è stato. Bene. E succederà anche con l'Inter, ve l'assicuro. Grazie, sono qui, Mi vedete? Sto toccando ferro. E Stefania, prima di lasciarci? No, non ci sono più email, sicuramente li aspettiamo. Ma anche la squadra li aspetta, perché sa che noi comunque abbiamo un po' il dentino avvelenato. È la verità, e Andrea, lo sai anche tu. Ricordiamoci come preparò Conte la partita contro il Milan di campionato. Io credo che negli spogliatoi questa settimana se ne vedano delle belle.